Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, nuova makeup review e oggi vi voglio parlare dei Groovy Lipstick di Mulac. Allora, io li ho gentilmente ricevuti dall'azienda insieme ad altri prodotti di cui mano a mano vi farò review e o tutorial e vi voglio però parlare di questi rossetti. Perché? Innanzitutto perché, come sempre, all'uscita dei prodotti labbra Mulac, labbra e non, c'è stato molto clamore sul web e ci sono stati pareri decisamente discordanti, quindi ci tengo a darvi la mia in questo senso. Ma innanzitutto il packaging è esternamente bordeaux, bellissimo, 12 mesi di durata e mentre il packaging esterno è il classico sia dei testi che dei wookie, con la differenza che al di sotto abbiamo il nome del colore con un'etichetta bordeaux, dello stesso colore del pack. Allora, innanzitutto la collezione dei Groovy sono quattro tonalità, tutte a base calda, create per far sì che ognuno trovi il proprio sottotono all'interno della collezione. Sono prodotti long lasting e vegani, l'effetto di tutti i rossetti è opaco, chi più, chi meno, e andiamo nella totalità da un 80% a un 97% di ingredienti naturali nella formulazione. La parte mancante è derivata da ingredienti sintetici che servono per dare l'intensità desiderata al pigmento. Sono tutti e quattro vegan e partiamo subito parlando del primo che indosso, che è, non mi ricordo più, Queen. Allora, innanzitutto è un bellissimo rosa malva. Mi fermo un secondo, perché c'è da dire una cosa, secondo me, su questi rossetti che è molto importante. Probabilmente anche per la loro formulazione un po' particolare, ho notato grandi differenze tra la resa in foto e la resa nei video. Tant'è vero che quando li ho ricevuti, visti e provati di persona, li ho trovati leggermente diversi da come me li aspettavo guardando foto swatches sul web. Quindi il mio consiglio è, per avere la resa più oggettiva del colore del rossetto, guardare i video dove si applicano in diretta, perché specialmente se si ha un buon impianto luce, eccetera, si riesce a vedere effettivamente com'è il colore. Ad esempio, Queen, che è un colore che vedendolo dalle foto mi sembrava un viola molto chiaro, un po' cianottico, che quindi non avrei acquistato. Una volta indossato è proprio un bel malva che ha dentro una buona presenza di grigio che lo rende anche un colore molto di tendenza in questo momento, molto simile per darvi un'idea a Faded di Lime Crime, per darvi un'idea. La tenuta di tutti questi è ottima e in più Candy Cane tende a tingere particolarmente le labbra. Proseguiamo con Candy Cane, giusto perché l'ho citato, ed è un color fucsia a base calda, che visto dallo stick sembra abbia una forte presenza metallica. Una volta indossato, non è per niente metallico, ha una leggerissima satinatura, ma che lo rende molto tridimensionale all'indosso. È un fucsia caldo, medio scuro. Vi faccio gli swatch, ma poi ve li farò vedere comunque tutti indossati. Poi andiamo appunto, vabbè, qui in quello che indosso io, vi faccio anche lo swatch, così potete vedere anche la resa sulla mano, che è decisamente più chiara delle labbra, e quindi vi potete fare un'idea per chi ha le labbra più chiare delle mie, perché io parto da labbra piuttosto pigmentate. Poi andiamo a Groovy. Groovy è un colore molto particolare, ed è quello secondo me che può variare di più una volta indossato. È un viola scuro dal sottotono caldo. Un colore decisamente, decisamente di tendenza. Secondo me sono colori che riprendono molto come mood di colore anche le tinte americane molto famose di quest'ultimo anno, no? Quindi per chi ama i viola caldi, molto bello. E veniamo a Rudolph, quello che è andato subito sold out sul sito, sicuramente quello che è piaciuto di più. Ma sicuramente quello che ho notato essere molto diverso all'indosso. Allora, Rudolph è un nude scuro che però all'interno ha una percentuale dosata di marrone, di rosso e di arancio. Quindi è un colore decisamente caldo come tutti gli altri, ma che io lo trovo assolutamente inedito. Infatti, ad esempio, una mia amica ce l'ha, l'ho acquistato e mi ha detto: Giulia, a me proprio non piace, su di me è troppo caldo, non me lo vedo. Ecco, su di me invece, ad esempio, è il primo che ho utilizzato per il look che ho postato su Facebook e su Instagram dove provavo diversi prodotti Mulac e
Ed è un colore che mi fa impazzire, cioè per me, su di me, Rudolph e Queen mi piacciono da morire. Quindi guardate bene gli swatches, ad esempio Queen, vedete qui è molto più chiaro e sembra un pochettino più sbiadito. Una volta indossato, la componente malva grigia esce molto di più e si scurisce appena. Io intanto spero che questa review vi sia stata utile e vi mando un bacio e vi lascio al video dove vi faccio vedere tutti indossati. Un bacione al prossimo video! Groovy. Rudolph. Candy cane. Eccomi tornata, so che vi avevo salutato prima, ma ci tenevo a farvi notare una cosa su Candy cane. Come vedete, una volta indossato, rispetto allo swatches, vedete che è un fucsia scuro e caldo che all'interno ha un'ottima percentuale di viola e quello che sembra metallico in realtà è proprio una satinatura. Non so se ve l'ho detto prima, perciò ve lo dico adesso, Candy Cane tinge tantissimo le labbra ma in senso positivo e ha una durata veramente eccellente perché anche quando va via rimane appunto questa base colore. Io spero che vi siano piaciuti, spero che vi sia stato utile vedere gli swatch sia sulla mano che sulle labbra. Un bacione e al prossimo video!